Banqueting e catering, un settore in ripresa, ce ne parla Giovanni Grasso, Associazione Nazionale Banqueting e Catering e l'impegno nella sostenibilità e al buffet che si misura la civiltà. Oreca Short News è offerta da Montelvini, alleati nella sostenibilità. Smilebox Maniva, fa bene anche a chi non la beve. Buongiorno e bentrovati nel podcast di Oreca Channel Italia. Oggi parliamo di una speciale branca del mondo dei consumi fuori casa, il banqueting e il catering, un settore che dopo il tracollo dovuto alla pandemia si è alquanto risollevato. Nel 2023 ha registrato una crescita del 10% rispetto al 2022, con un fatturato che complessivamente supera i 2,2 miliardi di euro. Un ottimo risultato per un comparto che coinvolge più di 14.000 persone a tempo indeterminato e un numero maggiore, 100.000 addetti, durante i periodi di maggiore attività. Per guardare dal di dentro questo settore abbiamo coinvolto un esperto, oltre che un diretto storico operatore, Giovanni Grasso, chef e manager di Credenza Group, al quale abbiamo chiesto: il settore banqueting è tornato ai livelli pre-Covid e quali cambiamenti ci sono stati? Buongiorno agli ascoltatori di Oreca Channel Italia. Che dire, siamo tornati pre-Covid? Ma decisamente sì, nel senso di dire che gli eventi sono tornati a esserci, soprattutto i grandi eventi. Noi nel nostro caso partecipiamo dal 2021 all'ATP Final e questo per noi è un evento su Torino e sulla nostra azienda che ha avuto un impatto molto ma molto forte, ecco. E quindi il ritorno degli eventi ci ha dato una spinta molto forte, mentre invece gli eventi privati sono cambiati, sì, sono cambiati i numeri, ecco, forse più che non si fanno più, si fanno di nuovo come prima, la differenza è che sono numeri diversi e c'è una esigenza da parte del cliente di personalizzarla, quindi eventi magari più piccoli ma più esclusivi, con più richiesta di personalizzazione dell'evento. Quindi un mondo del banqueting in evoluzione, flessibilità, è questa la nuova sfida? E questa è una grande sfida che ci ha permesso a noi di tornare con dei fatturati superiori al pre-Covid. E ci fa sperare in un futuro roseo. Ovviamente noi come ristorante, il core business del catering è una parte dell'azienda, perché noi abbiamo il ristorante La Credenza, Casa Format, che facciamo anche banchettistica interna, la pizza gourmet ASP 143 e un'enoteca. Dopo Covid la parte banqueting per noi è sempre in sviluppo e dedichiamo anche molto tempo nella ricerca, quindi ricerca di come presentare nuove offerte al cliente e come essere più elastici, da fare dalle cene più piccole a grandi eventi come la TP. R-Evolution, questo è il titolo della recente assemblea annuale dell'Associazione Nazionale Banqueting e Catering, per evidenziare quanto questo comparto deve essere capace di cavalcare i cambiamenti in atto. Tra le principali sfide evidenziate durante l'assemblea, quella dell'importanza delle modifiche del contratto nazionale di lavoro e la necessità di contrastare qualsiasi forma di dumping contrattuale. Altro aspetto importante evidenziato è stato quello della sostenibilità, tema che vede l'associazione impegnata attivamente nella sensibilizzazione di tutti gli associati verso l'adozione di pratiche più consapevoli e virtuose. Bene, concludiamo parlando di catering, e quando si parla di catering un'altra parola non può mancare, e questa parola è buffet, e di buffet ci parla simpaticamente il nostro inviato speciale. Ciao amici di Oreca Channel Italia. Ah, il buffet, sapete già di cosa si tratta, no? Tutti almeno una volta nella vita ci hanno sgomitato o si sono fatti sgomitare. Eh sì, il buffet, prima ancora che una tavolata di cibo, è un luogo di battaglia. Qualcuno ha scritto che la civiltà finisce dove inizia il buffet.
Sì, perché sono tutti amici e che amici fino a 10 secondi prima che si apre il buffet. Poi, il parapedia! È successo anche a me proprio ieri. Il mio editore festeggiava un anniversario e mentre ero intento a capire cosa mettermi nel piatto sono stato sgomitato, senza remore, e quel cafone che mi ha spinto ha detto con un pezzo di tartina in bocca: «La vita è troppo breve per fare i timidi al buffet». E allora ho capito che se vuoi scoprire chi è realmente una persona, mettila davanti a un buffet e digli che è gratis. Non servono sondaggi e istituti di ricerca, no! La civiltà di un popolo si misura da come si comporta al buffet. E comunque sia, viva il buffet!